Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo speciale di Natale. Oggi continuiamo la nostra missione natalizia. Dopo il miracolo della terza strada, ora lottiamo prima di Natale e andiamo qui. Bisogna andare al Polo Nord. Claus has taken over Santa's workshop. He plans to deliver bombs and guns to children instead of, you know, dolls and trucks or whatever it is kids from your time like. The elves have mounted a resistance, but they will fail unless you help them. For la resistance! Claus succeeds, the holidays are doomed. You must stop him. Facciamolo per Rudolph, che è appena morto. Sì, usiamo... No, dai, usiamo questo. My workshop is just ahead. It's hard to say what Claus has turned it into. And Mrs. Sicuramente non è nulla di piacevole, babbo. If I know my wife, I bet she's digging the holes as we speak. Lo spero per te, babbo. Ah, che bel panorama natalizio. Posso romperlo questo pupazzo? Peccato, no. Benvenuti al Polo Nord. Cosa succede se vado di qua? Nulla. È una mappa incredibile. C'è una grotta qui, aspetta. E non c'è nulla nascosto, peccato. Ma io posso veramente girare dove voglio? Con la possibilità probabilmente di cadere nell'infinito? No, c'è un muro invisibile, perfetto, dai, almeno quello. E qui invece che cosa abbiamo? Look at those snowmen. Claus is making a mockery of the holiday. This is just the beginning. But we're going to stop Claus before... Well, we're going to stop him. Esatto. Ehi! Il Turdis! Ma no! Il dottore! Il dottore ha problemi di stomaco, poverello! Eccoci arrivati! Polo Nord! E fa meno freddo di quanto sembri! Quella è la slitta di Babbo Mortale? Those savages have set my prized pine aflame. Tranquillo, ci penso io! Oh no, ho ucciso l'elfo. Babbo, mi spiace per le tue renne. Poverello. Esatto, fallo combattere, che tanto mica è scemo, Su, su! Vediamo quale minigun è il più forte, il mio o il tuo? Maledetti! Ho fatto benissimo a fare la dominatrix prima di fare questo. Con questo minigun ci divertiamo ora. Dove sei? Aspetta! No, ho sbagliato! Vabbè, aspetta! Morto? Ora lo sei! Anche tu! Oh, aspetta! Dov'è l'avventura testuale? Credo che sia dentro. Becca di questo. Mamma mia, che soddisfazione uccidere Pan di Zenzero. Dove sei? Ecco fatto. Ma stanno continuando a spawnare o escono dalle palle di neve? Non vorrei capirlo. Ecco qua, guarda quanta soddisfazione. Tra l'altro, fra le missioni c'era dai un regalo a Zinyak. Uno, il regalo dove lo trovo, e due, dove si trova Zinyak. Anche perché in teoria è morto in questa linea temporale, no? Mary has enacted emergency shutdown. Oh no! Claus probably wants to use those mechanical reindeer to escape. Take us to the stables, Crinkle. Vai alle stalle oppure lecca la porta. Leccherò questo. Continuerò al... E lecca. Lecca come farebbe un bravo ragazzo. Il problema è che io devo stare veramente tutto il tempo qua. Ok, non ci siamo ancora. Lo vedo. Bastardi. Però tanto una delle missioni è lecca tutta la caramella, quindi
Non so voi, a me mi si sta stancando il braccio. Anzi, sarebbe meglio se rinunciassi. Ma magari anche no, dai. È un trofeo, voglio dire. Guarda che intanto loro continuano a schierare. Sul serio, ci farà parecchio tempo. È che non lo vedo, eh. E secondo te cosa sono qui a fare? Più che altro il rumore che è fastidioso. Non hai altro da fare? No. Mi dispiace dirtelo, ma no, non ho nient'altro da fare a parte registrare. Wow, sei proprio tenace. E che non lo so, eh. Dai, aiutatemi, non state lì a guardare, maledetti. Non credevo che qualcuno potesse arrivare fino a qui. E invece se avete messo il trofeo lo sapevate che qualcuno sarebbe arrivato fino a qui, maledetti. Però il mio braccio fa male. Ti piace il rumore, vero? No, è per quello che... No, ho sbagliato. Ah, però i soldi li prendo volentieri. Stavo dicendo, ecco perché ho appena abbassato il rumore delle cuffie. Che vomito, Spero non ci siano bambini in giro. E c'hai ragione anche tu, eh. Meno male che non ci sono bambini che stanno ascoltando. Basta consigli? Oh no! Ok, contro le caramelle. Bloccano la strada, ecco cosa c'ho contro. Pensa se adesso c'è un altro muro di caramella dopo di questo. Le caramelle ti vogliono bene, perché non le ami? Le amo così tanto che le sto leccando, infatti. Ma magari le ami, anche troppo. Esatto, visto, mi hai capito perfettamente. Io intanto cambio mano ogni tanto, perché se no inizia a far male. Mi chiedo se in coop questa cosa si possa fare più velocemente. Sapete che sono senza grassi? Perfetto. Meglio. Nessuna ripercussione sul nostro bellissimo aspetto fisico, allora. Sarebbe più veloce se le mordessi. Direi anche di no, visto quanto è spesso. Potrei spaccarmi i denti, ma non puoi. Esatto, hai ragione. Io tanto continuo a leccare, ti si romperanno i denti. Lo vedo, per quello che sto leccando, amico mio. Sarebbe stato bello se piano piano si riduceva, continuando ad avanzare. Penso se dopo ce ne sono altre. Il tuo dentista si sta comprando un nuovo yacht, grazie a te. Sono talmente ricco che in realtà il mio dentista è saltato con tutta la terra, quindi non c'è problema. L'avresti leccato se fosse stata al mirtillo? Sì, volentieri anzi. Io no. Buon per te. Io sì, l'avrei fatto. Mi piacciono i mirtilli. Fai con calma. Sicuramente Babbo Mortale aspetterà che tu abbia finito. Meno male che non è a tempo allora sta missione. Ti ricordi la storia di Hansel e Gretel? Sì. Anche se piano piano stiamo avvicinando alla fine, per fortuna. Il diabete di secondo tipo è in aumento, lo sai. Grazie dell'informazione. Tanto tutto digitale, ma sicuramente non avrei problemi. Hai ragione, perché tanto uno sono il presidente, due la terra è distrutta, tre questo è una caramella digitale. Dai che siamo quasi alla fine. Vuoi davvero raggiungere quell'obiettivo, eh? Eh sì, lo voglio assolutamente. Tra l'altro voglio vedere quanto è raro, cioè o meglio quanto è sì, raro l'obiettivo. Wow, sei quasi a metà. Non è vero, l'ho superata la metà, quindi non dire bugie. Scherzavo, esatto. Tra l'altro pensa se ti dice ok, ne hai leccato una, lecca anche l'altra ora. Dannazione a voi e ai vostri obiettivi stupidi. Certo che però Shondi potrebbe anche aiutare, eh. Ti fa male il dito? Beh, non così tanto, ho cambiato mano apposta. Dai, 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 che ci siamo. E... finito! Oh. Quella mente è ottima. Fatto, grazie. Alto l'alito cattivo, fermo. Era molto raro, quindi neanche troppo difficile. Alla fine devi solo stare lì a continuare a premere. Posso entrare? Scusami. Tutto questo è servito a nulla, immagino? Grazie. Va bene, andiamo alle stalle. Claws killed my precious reindeer friends. Aspetta. And made these abominations. Ma è una renna mortale, è bellissima. It's okay. Naughty words aren't naughty deeds.
Ecco fatto. Ma prima di iniziare a disattivare l'arena, io disattiverei invece i nostri nemici, visto che devo infilare un braccio al culo a un'arena meccanica. La cosa peggiore che abbia mai fatto. Ne sei sicuro? Eccomi qua, all'interno della stalla. Puoi lanciare tutte le armi che vuoi, che tanto io ti faccio saltare in aria comunque. Dove ti nascondi, maledetto? Ecco qua. Allora, vediamo se di sopra si nasconde l'avventura testuale. Eccola là. Uno. Dov'è l'altro? Non lo so. Ecco, grazie. Ne mancano tre. Perfetto. Spero che le altre allora siano nel prossimo livello. Quindi infila un altro braccio al culo. Ecco fatto. Via il meccanismo che ti fa volare. Perfetto, ci vado subito allora. Oh, letterina. Dove sei? Vieni qua. Eccola, grazie. Ce ne mancano quattro. Sicuramente le letterine le avrò mancate. Probabilmente un sacco anche. Allora, fermi tutti. Tra l'altro, con questo minigun gigante, la fiammata più che altro non si vede una leppa. Però devo fare tutte le quelle uccisioni. Mi tocca usarlo. Assolutamente. Comunque minigun molto meglio, come ho già detto, sicuramente del lanciafiamme. Purtroppo a me i lanciafiamme piacciono anche nei giochi. Il problema è come sono fatti in alcuni giochi questi lanciafiamme. Tipo qua non è fatto malissimo, ma non è buono. Non è buono come arma. In Metal Slug il lanciafiamme è bello. Altro che. Quello sì che è un signor lanciafiamme. Perché ogni cacchio di volta mi spingi indietro? Che cavolo. Shondi dove è finita, scusami? Shondi, c'è un robot gigante. Vai e sparagli alla schiena. Renditi utile, su. Spariamo un altro braccio al culo. Ecco, fatto. Tutto risolto. Ok, we're done here. Porca miseria, basta. Insegui Brillo. Oh, could you? Claws gave us a better deal, Plumpy. Weekends off, sick pay, and we get to make guns. Real ones. Ma io ti devo uccidere, Brillo? Non vorrei dire... Minchia, che calcio al culo. Si, ti sei incastrato, Brillo. Ecco, bravo, muoviti. Muoviti e non ti bloccare mai più, mi raccomando. Minchia! Che colpo! Almost sized. Dov'è la letterina? Oh, chi mi ha fatto volare via? Scusami. Aspetta. Ecco fatto. Grazie. Ce ne mancano solo tre ore di letterine. Dove ti nascondi, maledetto elfo? Morto. Ma gli elfi hanno i superpoteri. Ah, ma quelli normali sono... Ok, sono i cattivi. Quelli... Anzi, scusami. Quelli alti sono gli elfi cattivi. Quelli piccoli sono ancora con me. Madonna mia. Vai qua e muori. Dove sei? Ecco fatto. What's next? Con le bombe messe qua. In teoria no, non ancora perlomeno. Sorry, Shawnee, just doesn't do anything. That is so sad. Oh. Okay, here's the packing area. This is where the magic happens. And where the magic will die if we don't act soon. Don't say that, Sam. Beh, se c'è... quello è un fucile. We're going to fix the future. With the front closed off. Prendi il travestimento. Ma io vorrei un'altra arma. Sto fucile non mi basta. Voglio qualcosa di più. Tan 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 taran. Tan tan tan. Ta da 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 da.
You have to Shandi, perché tu non ti travesti? I need you to do this for me, Shandi. Ma che belle armi, ma perché io non posso averle? Do you know what I've been through? I've lost friends, compatriots, my arm. Ho visto. Yes, and an eye. I can't just give you up, Santa. This is about something much bigger than me, Shandi. This is about Christmas. Christmas. And those other holidays too. Fine. Fine. I'll stay. Ah, rimani qua di copertura. Scusami, me l'ero perso quel pezzo. Ecco fatto. Mi ero perso il pezzo in cui gli diceva di stare qui. I'm gonna melt your gumdrops, cookie. Ciao tesoro. Oh, honey, you're okay. Oh, scusami babbo, stavo per tirarti un pugno. No time to talk. No time to explain. It's time to kick ass. La mia signora. Aspetta babbo che io, ecco, prendo. Fermo. È un'arma quella, posso averla? Ecco fatto. Donna mia, vi devasto tutti. Scusi, non volevo spararle in faccia, mi scusi. Ecco qua. Manca uno. Scusi signora, non volevo. Eccolo là, è ancora. Ecco fatto, morto. Winkle turned everyone against us. Me and the elf resistance have been trying to protect the pole. Is it safe? You know it, hun. But this fight is far from over. Abbiamo visto, e tra l'altro. Scusa un secondo. The pole is whatever you need it to be. But mainly, yeah. It's a weapon. Armi, perfetto. Grazie dell'avventura testuale. Sai che io apprezzo le armi. Signora, mi dia quell'arma. I think you'll find something special for you. Con in mano il lanciagranate. Circa i regali. Che cosa abbiamo qui? Oh, Santa, you got me. Dubstep natalizia. Aspetta, ma l'arma chi? Ah, se l'è presa lei. Hey there, Santa. How are you? Don't you? Aspetta. Gelo e gelo. Ecco qua. Oh, your days are through. Lost, you fiend! Stay back, dear. We got this. I'm fighting too. Your army never will give me pause. Ti devasto con questa canzone natalizia. Babbo mortale, ora tu soffrirai e vedrai che la morte non ti compatirà. Peccato che quest'arma qui deve ricaricarsi. Oh mio Dio, che melodia incredibile che ho tirato fuori. Comunque aspetta. Oh, ma è vero, mi hanno tolto. Mi hanno tolto, stavo dicendo, il mio minigun. Dammi sta pistola. Brava signora, lo medico la mazza di Natale. Schiaccia la ribellione, aspetta. Signora, non si avvicini al buco nero, per favore. Meno male che la porta l'abbiamo già aperta, leccando via tutta quanta la caramella. Guardalo là che scappa. Sali sulla slitta. Già. Dall'altra parte. Ti mangio vivo. Dove sei? Chi è che parla, scusami? Chi è che sta dicendo Pandi Zenzo deve morire? Non capisco chi è che parla. What about that Shandi girl? She's alright. Tra l'altro dovrebbe incazzarsi un sacco perché l'abbiamo lasciata indietro, se non ricordo male. La lotta prima di Natale. $2000, ovviamente. Skin arma Polo Nord, personalizza la mazza da baseball. Amica moglie di Babbo Natale, perché scrive Mamma Natale no. Slitta 1, ora questo veicolo disponibile. Completo abito da elfo.
La dubstep natalizia. Così così la metto. Abito da Babbo Natale. No, non posso metterla. Mi serve il minigun a me. Tra l'altro non mi ricordo se nella dubstep gun. Bella natalizia. Ecco, non avevo messo i VUB esplosivi. Mettiamoglieli. Quindi abbiamo natalizia, popstar, industrial e pistola dubstep normale. Più abbiamo quella DLC con heavy metal, lo swing, il classico e l'Oktoberfest. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!